paese sarà questo dopo la legge di stabilità? Taglierà soldi alle regioni rischiando di far saltare i servizi essenziali. In tutti questi anni si è tagliato alle regioni in maniera indiscriminata e ai comuni, in qualche modo qualcuno ci metteva una toppa. Da quest'anno, ce lo dice il servizio bilancio della Camera, salteranno i servizi essenziali. È prima di tutto importante smentire le balle, diciamolo chiaramente, di questo governo, e quindi io queste cose le devo dire, non significa criticare, significa spiegare qual è lo stato dell'arte. Chiedo a qualsiasi cittadino che ha un po' di tempo di passare la domenica, una domenica al mese col proprio commercialista a leggersi il bilancio dello Stato, invece solo la dichiarazione dei redditi che deve fare ogni mese, e guardi lì dentro quanti sprechi ci sono. Il piano energetico nazionale, che per ora ancora non abbiamo pubblicato, che noi abbiamo preparato come Movimento 5 Stelle, è prima di tutto un atto di politica estera, prima ancora che di politica ambientale. Quando una forza politica dall'opposizione passa al governo, sembra dimenticarsi delle promesse fatte. Come mai? Io parto da un presupposto, ed è un'opinione mia personale. Fino ad ora l'opposizione in Italia non esisteva. Ho visto quello che è successo qui, ho visto quello che è successo sugli atti secretati che vengono dalle zone altamente inquinate come la Terra dei Fuochi o altre zone. Qui erano tutti d'accordo ed è inutile che ce la raccontiamo. La nostra unica lobby sono i cittadini italiani intesi come collettività, non come singolo interesse.